Sono particolarmente lieto di essere presente a questo avvenimento perché ritengo che sia molto importante intanto per la città. Il libro che ho presentato è un libro assolutamente attinente alla cultura, alla storia della città, perché narra le gesta del personaggio forse più famoso che è Can Grande Primo della Scala. Mi auguro che questo libro abbia successo, più che per ragioni, anche se potrò essere poco credibile, ragioni di tipo economico, proprio perché mi sono posto come missione quella di far conoscere questo personaggio fuori di Verona, perché è assolutamente sconosciuto fuori della nostra città e io ne ho avuto contezza in tutto il tempo in cui mi sono occupato di questo personaggio e anche nel periodo, un anno e mezzo, di attesa di un editore. Nessuno praticamente conosce veramente Can Grande, ma per assurdo si potrebbe dire che anche i veronesi stessi lo conoscono superficialmente. Quindi mi auspico di aver fornito alla città uno strumento perché questo grande personaggio finalmente possa avere una degna collocazione sullo scenario politico europeo del Medioevo del 300. Can Grande della Scala è un personaggio emergente delle oligarchie medievali, è un personaggio che grazie al suo valore, alla sua determinazione, al suo coraggio, è riuscito a perseguire un progetto ambizioso che io ho interpretato si potesse realizzare in due fasi: la conquista della Marca Trevigiana, che era già stata effettuata da Ezzelino da Romano, e purtroppo si è fermato qui perché è sopraggiunta la morte, non si sa bene, forse per avvelenamento, e la seconda grande tappa di questo progetto doveva essere la realizzazione di un regno dell'Alta Italia, e per questa ragione aveva come grande sponsor, fra virgolette, Dante Alighieri, che non a caso, secondo me, anche per questo, scelse Verona come città dove scrivere gran parte del Paradiso, pubblicare un'opera come Monarchia, un trattato politico.